Castel del Monte, Festival Castel dei Mondi e l'olio con i prodotti enogastronomici al centro della promozione turistica del comune di Andria. Storia, patrimonio architettonico, teatro e prodotti tipici alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Il sindaco Nicola Giorgino ha spiegato come l'amministrazione comunale andriese si sia mossa negli ultimi anni per ottenere numeri importanti, sviluppando sinergie come quella col GAL Castel del Monte per riuscire ad attrarre quanti più turisti sul territorio. È la promozione del nostro territorio, è una promozione di saperi e sapori che vanno dalla nostra storia, rappresentata dall'emblema del Castel del Monte, sul quale tra l'altro devo dire la verità, con grande impegno e soprattutto con grande sinergia, anche attraverso l'opera efficace del GAL Castel del Monte, Andrea Corato. A breve ci saranno importanti novità perché ci sarà la realizzazione di un infopoint allestito in termini molto moderni rispetto a quelle che sono le esigenze di ricettività, con riqualificazione dell'area antistante e quindi per fornire un'offerta turistica importante che poi possa anche rappresentare e valorizzare al meglio non solo soltanto il Castel del Monte come monumento dell'umanità, come patrimonio mondiale dell'umanità, ma tutto ciò che riguarda il nostro patrimonio storico-culturale della nostra città e quindi del nostro territorio. E quindi attraverso una valorizzazione appunto di questi saperi, della nostra storia, della nostra cultura e dei nostri sapori, con le nostre prelibatezze enogastronomiche, a partire dall'olio extravergine d'oliva cultivar coratina, a partire dalla nostra burrata, i prodotti caseari, dei nostri prodotti dolciari come i tenerelli, e quindi quant'altro è senz'altro, da un punto di vista della qualità, un attrattore fondamentale per il nostro turismo. A Milano a rappresentare la provincia Barletta Andria-Trani, l'attore andriese Riccardo Scamarcio, che ha raccontato come sia rimasto intatto e speciale il suo rapporto con la città di Andria e come parte di se stesso sia ancora legato al territorio che l'ha visto crescere prima del suo trasferimento a Roma. Per noi rappresenta un punto di riferimento da un punto di vista dell'attività che svolge, è di per sé una promozione della nostra città e del nostro territorio e chiaramente contribuisce anche indirettamente a dare lustro alla nostra comunità, e di questo la comunità andriese gliene è grata e cerca di coinvolgere compatibilmente con i suoi impegni in tutto ciò che può essere realizzato, soprattutto come formazione dei più giovani. Quanto Andria c'è all'interno di Riccardo Scamarcio? Tanta, sì, perché diciamo è proprio un rapporto quotidiano sia linguistico che devo molto a una serie di persone che ho incontrato nella mia infanzia, i miei amici, un certo, diciamo, una peculiarità degli andriesi che a volte può essere letta come un difetto per chi non la conosce bene. Però, insomma, ad Andria c'è questa cosa della determinazione, gente tosta, e questa peculiarità, come puoi immaginare, la vita che conduco, il mondo in cui mi muovo è un mondo complesso, pieno di insidie, difficoltà, e quindi sicuramente questa peculiarità mi ha molto aiutato. Promuovere con anticipo il territorio e programmare ogni azione in tempo per trarne i benefici. Ha funzionato la strategia messa in campo dall'amministrazione Spina-Bicelli, quella di aver approvato con anticipo il bilancio di previsione, che ha permesso di poter organizzare per tempo le iniziative da intraprendere, come quelle legate alla promozione turistica del territorio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Bicelli si presenta alla BIT con una peculiarità, col bilancio di previsione già approvato, cosa che negli anni precedenti non era accaduta. Significa che nel mese di febbraio noi siamo già in grado di programmare, di decidere quante somme di denaro destinare al turismo, alla cultura e alle altre questioni di sviluppo del territorio. Significa essere pronti chiaramente anche a interloquire con l'opportunità di poter recepire i consigli e tutti i suggerimenti che vengono dagli operatori turistici del territorio. Questo ti permette di guardare agli aspetti di dettaglio organizzativo in modo, diciamo, più rispondente alle esigenze anche di un sistema che si evolve annualmente. Dal rilancio del lungomare con la nuova spiaggia del Salsello, che avrà i suoi nuovi ciottoli per l'estate 2014, fino all'ormai consolidata iniziativa dell'UNES, che a Bicelli è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l'estate, cresce la proposta turistica bicegliese. Ormai sono 4 anni, è un'iniziativa che diventa sempre più ricca, è il famoso lungomare del Wellness, e questo esperimento che 4 anni fa abbiamo fatto
creando una palestra a cielo aperto sul lungomare. I risultati sono stati enormi, molto soddisfacenti, vengono, praticano lo sport sul lungomare. Peraltro adesso stiamo facendo un collegamento anche con le strutture da visitare, i siti da visitare, e con la bicicletta o con la passeggiata sul lungomare e anche all'interno dei siti nostri da visitare abbiamo creato un bel connubio che si collega a un sistema Puglia ed io direi un sistema Biceglie, perché forse siamo stati antesignani nel coniugare vari settori al canale del turismo.